Noi ora faremo un patto. Il patto è che c'è anche la maglietta macchiata perché i bambini sono di là che scalpellano almeno fino a 2 minuti fa. Secondo me tra 2 minuti me li ritroverò qui, ma in teoria scalpellavano dinosauri nel gesso, una di quelle attività perfette da fare con 42 gradi il 31 di luglio. Ma questa è un'altra storia. Ben ritrovati, bentornati. Il patto che stipuleremo è: sono tornata dal forte, dal mare. Avevo fatto vedere su Instagram il quantitativo di cose che ho recuperato nei 2 mesi in cui sono stata lì. Ho chiesto se vi interessava un haul, mi avete detto di sì. Io però abbiate pietà di me, sono ridotta così, la casa è un delirio, vorrei rimettere a posto questa pletora di oggetti, chincaglierie varie. Non mi sono sistemata, quindi voi guarderete gli oggetti, farete finta che questa sia una faccia truccata e sistemata, acchittata per i video. Cominciamo perché ce n'è un sacco qui. Allora, cominciamo con questi, così me li metto anche addosso, magari per dare una botta di vita. Al mercato, prevalentemente sono acquisti del mercato, perché il mercato del forte penso sia celebre oramai, bene o male, urbi e torbi. Mercato del Forte, che non è un mercato normale, non ha sezione alimentari, non ha quasi per nulla sezione oggetti casalinghi, ha prevalentemente moda e accessori casa, dove con accessori casa prevalentemente tessile. E poi ci sono i bijou. Questo è di un banco di una ragazza che ha lì tra l'altro pietre, cose e ve li fa anche al momento. Circa 10 euro il pezzo, adesso i prezzi, ragazzi, 2 mesi. Qualcosa ho tenuto gli scontrini, qualcosa me lo ricordo perché tipo questo è un banco dove compro spesso, altre famo a capisse. Ho preso anche sempre da lei questi. Mi sembravano, hanno la pinza piccolina, mi sembravano molto carini anche in ottica eventi, lavoro, sono piccini a lobo. Questi invece mi chiamavano estate. Li ho presi, mi facevano molta simpatia. Poi sono stata premiata. Questo invece in negozio, io prendo a caso dai vari sacchetti che ho qui. La cestaia Paola Papi, nella piazzetta di fronte al Fortino, per chi bazzica o conosce più o meno il Forte, c'è questo negozio storico della cestaia, appunto, che ha fuori tutti i cesti di vimini. Dicevamo, nella piazza del Fortino, di fronte al Fortino, c'è nella piazza di fronte alla piazza del Fortino, scusate, c'è la cestaia, fuori tutti i cesti di vimini, sedie, poltrone, un negozio bellissimo. E avevo notato al nostro arrivo a giugno queste carinissime pochette di Enrico Versari, è il marchio, non conosco, ammetto, dotate di catenella lunga anche per portarla a tracolla, con la clip magnetica per chiuderla e questa lavorazione di perline applicate. Ce n'erano svariate, il prezzo originario era di 75 euro, ero molto combattuta perché comunque è un tipo di borsa che mi piace molto, ma non è che riesco a sfruttare effettivamente tutti i giorni, però sono quelle chicchettine che mi piacciono sempre. L'altro giorno, cioè proprio 2 giorni prima della partenza, sono passata di lì e c'era un cesto di vimini, ovviamente, con sopra scritto pochette 50% e più. Morale della fiera, io questa pochette l'ho pagata a 33,50 euro, me lo ricordo, perché tra l'altro pensavo fosse il 75 euro diviso 2, invece era ancora meno. A quel punto, chiaramente, lei è venuta a casa con me immediatamente. Visto che parliamo di borse, mi sono fatta il regalo di compleanno. Chi è sul canale da un po' di tempo sa che io tendenzialmente tutti gli anni mi vizio con una borsa. C'è stato il mio periodo Coccinelle e negli ultimi anni sono nel periodo Longchamp, marchio di cui io ho sempre preso le borse in tessuto tecnico, tipo il borsone da viaggio, eccetera. Ma ultimamente ho riscoperto la pelle di Longchamp e quest'anno mi sono portata a casa questo qui.
250 euro, mi sembra di ricordare. Pelle, ovviamente, con il bottone a pressione, la sua taschina interna sempre in rosa, la sua tracolla regolabile. La trovavo veramente molto carina e nonostante sia rosa, è comunque secondo me un modello di quelli che non stufa e non passa, quindi ovviamente Dorotea appena l'ha vista mi ha detto che siccome è pink piace anche a lei, la vuole anche lei, e le ho detto di aspettare una decina d'anni. E questo è il mio regalo di compleanno, perché intanto chiudiamo anche i sacchetti. Eccoci. Poi cosa vedo qua? Ah sì, durante il soggiorno lì siamo stati a Collodi al parco di Pinocchio e abbiamo portato a casa il magnete da attaccare al frigo e per la collezione congiunta mia e di Gregorio, perché ero io originariamente che collezionavo le sfere di neve, ora si è appassionato anche lui e se le è messe in camera, abbiamo preso anche la sferetta del parco di Collodi. Ho provvidenzialmente dimenticato il costo dei souvenir, che sapete non sono quasi mai economici, però mi piace sempre riportare dei pensieri che mi facciano ripensare alla giornata e alle esperienze, quindi abbiamo preso quelle due cosine lì. Poi i bambini hanno preso anche uno yo-yo di legno con Pinocchio sopra. Non chiedetemi dov'è, perché a questo punto noi siamo andati 2 mesi fa con Lodi, sì, perché siamo andati giù a inizio giugno. Potrebbe essere ovunque lo yo-yo. Poi, mercato, dicevamo, mercato è cose per la casa. Io vado sempre da un banco che è questo, Air de Vacances, Littoral Mediterraneo. Scusate che c'ho anche l'altra busta perché ci vado lo spesso, ci vado tutti gli anni, eccolo qui. Tra l'altro hanno anche i profili social, non so se vendano effettivamente online, però loro hanno profumi per la casa e tessile per la casa e poi quest'anno si sono uniti in joint venture con un'altra ragazza che aveva invece tutta la parte di piatti, bicchieri, vassoi e tutta la sezione delle ciotole in melamina, bellissime, che da lei io avevo comprato l'anno scorso un sacco di cose. Infatti quest'anno, quest'anno non ho comprato niente e invece no, ricordo di aver comprato delle ciotole il primo mercato che ho fatto. Me lo ricordo perché mio marito mi ha presa in giro. Dove sono le ciotole? Aspettate che cerchiamo insieme le ciotole. Cerchiamo le ciotole. Eccole qua. Le ho provate. Eccole qui. Ho preso. Non me lo ricordo. Prezzo non me lo ricordo. Piccola, da contorno, da hummus, che io mangio spesso. Carina. Non perfetta, è un po' scontornata. Poi ho preso sempre nello stesso tipo di colore, quindi questo azzurro con delle macchie marroncine, questa che invece ha il bordo che assomiglia un po' alla corolla di un fiore ed è più grande, ovviamente. E poi la più grande, leggermente più grande, tutta in azzurro anche l'esterno, ancora diversa perché è sempre un po' ondulata qui sul bordo, ma è un pochino più rotonda. Questa è un po' più capiente, secondo me, un po' più larga. Non lo so, mi piacevano molto. Io le prendo sempre tutte spaiate, anche se poi le metto a tavola insieme. Adesso cerchiamo di non rompere, di non sbeccarle. Non mi ricordo, vi giuro, potrei dirvi, c'era la promo. Tipo se prendevi 3 pezzi, spendevi, però non mi ricordo se 10, 12, 14, comunque almeno di 15 euro, ecco, per capirsi. Poi invece loro hanno sempre queste eau parfumée di Grasse, della collezione, ci sono varie collezioni tra l'altro, stavo vedendo, vedi, le parfum di Grasse, fabbricant, vabbè, ve lo metto qua se volete, giusto per
curiosità, ne hanno tantissime. Tra l'altro mi spiegavano che queste che io uso sempre sulle lenzuola, le spruzzo sul letto, sulle lenzuola pulite. In realtà quest'anno mi spiegavano che sono anche, vanno bene anche sulla persona, sono delle acque profumate, quindi molto leggere ed estive, vanno bene anche come profumo, come acqua profumata. Io tendenzialmente le uso per la casa, però. E ho preso la Clementine de Corse, mandarino corso, buonissimo, so proprio di mandarino dolce, pazzesco. La grande classicona, la Brume de Lavande, perché la lavanda di Grasse, eh? E l'Histoire de Thé, che invece è più talcato, è più buono, c'è anche un po' di monoi dentro. Ok, queste non vi dico quanto le ho pagate perché le ho prese da regalare quest'anno, quindi non vi dico quanto le ho pagate. Comunque. E poi invece ho preso, io tutti gli anni prendo da loro delle tovaglie, perché hanno del tessile bellissimo. Quest'anno in realtà non ho preso una tovaglia, ma ho preso questo, che è un lenzuolo. Allora, io non posso mai prendere le parure da letto matrimoniale, perché ho il letto più lungo, con il materasso da 2,10 m per via dell'altezza di mister marito. Ma che bella è! Questo è un tessuto, cos'è che mi diceva? Un tessuto di Yves Delors, 600 fili, che fanno per il mercato americano, è bellissimo, veramente bellissimo, e ha tutti questi calici multicolor. Subito pensavo fosse una tovaglia, in realtà lui mi ha detto di no, perché è doppiato, ha il revers qui per fare il risvolto sul letto, ma soprattutto ha le federe, che spasso. E quindi ho recuperato il lenzuolo con i calici, mi sembrava assolutamente adatto a noi, appoggio qui. E la coppia di federe in questo tessuto pazzesco veniva a 10 euro, due federe particolarmente grandi, e quindi oltre a quelle lì, al lenzuolo 60 euro, le federe 10, la coppia, e l'ho presa anche direi azzurro, quasi carta da zucchero, se volessimo cercare un... sì. È bellissimo, il tessuto al tatto è bellissimo. Io ho delle difficoltà a trovare delle lenzuola buone, di un bel materiale, a dei prezzi umani, nel senso che anche qui da Coin ultimamente tessile casa parecchio in aumento, e la qualità non è che mi eccellente ultimamente. Questo è molto molto carino, bene. E poi sull'acquisto mi aveva regalato questo strofinaccio di Piazza Pitti Firenze, che fanno sempre comodo, vi dirò. E invece poi mia mamma mi ha preso questo, che è un runner molto lungo in questo tessuto che mi ricorda moltissimo la Provenza. È un runner lungo 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 di Mare Avignon, di quelli antimacchia, che infatti adesso andrò a mettere immediatamente sul tavolo in sala, perché noi abbiamo un tavolo in legno che io lascio sempre nudo tranne quando mangiamo, e questo qua potrebbe essere una buona soluzione per appoggiarci anche sopra bottiglie, bicchieri, senza macchiarlo. E ci siamo portati a casa anche la shopper, abbiamo detto. Ehi, attenzione che c'è uno scontrino, ma come me lo ricordo, 80 euro. Cos'è 80 euro? Vabbè, certo, 60 al lenzuolo e 10,10 le federe, le due set di federe. Mi ricordavo giusto, questo me l'aveva regalato mia mamma invece. Poi vediamo cos'altro ho qui. Volevo vedere prima il mercato, ma mi sa che questo l'ho preso al mercato. C'è un banco, che adesso vi cerco anche il nome perché hanno un negozio. No, c'ho il pinzettone, non riesco, c'ho il mollettone grosso. Ho preso questo. Cioè, no, è bellissimo. È di Kangol. Sì, Kangol, è una M, e prezzato 79 euro perché loro hanno il negozio. Sembra un po' quello dei vigili inglesi, dei poliziotti inglesi, l'elmetto. Facciamo un sacco di simpatia, c'era in mille fantasie diverse. Eccolo qua, il negozio è a Ivrea, si chiama Mag 104 Ivrea, e loro hanno il banco fisso al mercato.
la domenica, mercoledì forse no, la domenica sì, e mi piace sempre moltissimo. Ho preso quello e poi loro tengono uno dei miei marchi preferiti di sempre, che è Gael. Io Gael la adoro. E di Gael l'unico piccolo neo è che loro hanno il campionario è piccolo, si è chiuso. Allora, io l'avevo provato l'anno scorso questo jeans e non si chiudeva. Quest'anno si è chiuso e io me lo sono portato a casa perché ho passato letteralmente tutto l'inverno a pensare a questo jeans in questo tono di rosa, perché è rosa ma non è troppo rosa, con la tasca baggy ma non troppo baggy, rimborsato sotto ma non troppo. Era, cioè, proprio, sapete quando vi fissate su una cosa che l'anno scorso non mi si era chiusa, quindi obiettivamente non avevo potuto prenderlo. Quest'anno si è chiuso, ho detto senti, poco si è chiuso, l'ho preso. E torniamo a noi, questo che è delicato, prima che si rompa. L'anno scorso, che c'era, se lo ricorda, siamo stati in vacanza sulle montagne toscane, nel senso che avevamo preso la casa tutta la stagione, i miei avevano preso la casa tutta la stagione, quindi le ferie le avevamo fatte partendo da lì, e siccome volevamo fare qualche giorno di montagna abbiamo scoperto Abetone. Vabbè, forse ne ho parlato l'anno scorso sul canale, non ricordo. Comunque, di Abetone noi ci siamo riportati a casa un ricordo, che sono i mirtilli di Abetone. Abetone è famosissimo per i frutti di bosco, i mirtilli. In particolare io su avevo conosciuto questo marchio qua, il Baggiolo Abetone, che fa queste cose 100% mirtilli. Quest'estate sono andata a fare la spesa alla Coop a Forte e ho trovato il Baggiolo, c'era proprio il corner del Baggiolo, quindi ho fatto tutta l'estate a bere il succo di mirtillo del Baggiolo e a mangiare la marmellata, e me ne sono portata a casa un paio di marmellate mirtilli selvatici di Abetone. Questo che loro danno tipo integratore, io patisco moltissimo alle gambe, quindi ti dicono un cucchiaio tutte le mattine, uno ce l'ho in frigo che lo sto bevendo e questa è la ricarica. E idem, ho preso il succo di mirtillo, 100% mirtillo, che loro ti consigliano di diluire in acqua. Molto felice, molto soddisfatta. Poi, vediamo qui. Allora, qui a Forte c'è il negozio di Happiness, non amo particolarmente. Però mi servivano dei leggings per Dorotea, questi ce li ha presi nonna Silvia, erano al 50%, quindi invece di 29 euro l'uno, con 29 euro ne abbiamo portati a casa due. Sono dei basicissimi leggings monocromo con la scritta Happiness su una gamba, e li abbiamo presi, indovinate che? Pink, ovviamente, what else, e viola, giusto per lavanda più che viola. La taglia, se vi steste chiedendo, è una 8 anni, nonostante Dorotea ne abbia appena compiuti 4, sia perché glieli voglio mettere comunque quest'inverno, la taglia che le va giusta adesso è la 6 e ce li ho già, e quindi ho preso tutte cose 8 anni. Questo vale anche per qualsiasi altro acquisto di Dorotea, vedrete oggi, non so se oggi ce ne sono, sicuramente per quelli che vedrete nel prossimo haul, che è quello con gli acquisti al Fidenza Village, lì ho preso sempre 8 anni. Poi, quanto c'è in questo sacchetto? Allora, Forte dei Marmi, il mercato è famoso anche per il cashmere, celebre direi per il cashmere. Allora, cosa ho preso? C'era questo sacchetto. C'è questo banco che non so come si chiami. Mi dispiace molto che non sappia come si chiami. Che ha proprio la produzione sua di cashmere. E aveva, vabbè, i cappellini di cotone, i miei figli li usano tutto l'anno. 5 euro l'uno. Presi, c'era pink con i fiori e blu che va sempre bene, a 5 euro l'uno. Questi, l'unico problema è che vengono persi, cioè i miei figli questi li perdono, quindi se li pago 5 euro non ne faccio una malattia. A proposito di perdere, forse questo vi ricorderà qualcosa, l'anno scorso io avevo recuperato al Forte questo cappello, proprio così, lui, lo avevo perso quest'inverno in montagna. L'ho ritrovato, l'ho ripreso uguale. Questi sono 100% cashmere, morbidi,
sono così belli e costano 25 euro. Non vi so dire se adesso costano ancora 25 euro perché io li ho presi a giugno, perché avevo proprio, dovevo andare a vedere se riuscivo a ritrovare il mio cappello, e mi aveva detto che forse con l'arrivo del, perché adesso va fuori tutta la roba leggera, con l'arrivo del, dei nuovi colori, questi erano ancora rimasugli di campionario dell'anno scorso, forse avrebbe aumentato qualcosina. Io li ho presi a 25 euro, dico lì perché ho ripreso quello che avevo perso. Poi mi sono presa questo bordeaux, perché io ho uno scaldacollo in cashmere che mi hanno regalato i miei qualche anno fa, di questo tono di bordeaux, e quindi ho fatto la combinazione. Ci sono un paio di cose sulle quali io non riesco a resistere: pelle, cashmere tendenzialmente, seta, ma il cashmere faccio proprio fatica, soprattutto quando lo trovo a questi prezzi qua. E poi ne ho preso uno che possiamo usare o io o mister marito, blu, mi piaceva tanto, l'ho preso anche blu. E poi dico io o mister marito, ma in realtà praticamente oramai Gregorio ha quasi la nostra taglia di testa, quindi questi sono eterni. Sono eterni a meno che tu non sbagli il lavaggio. Il mio scaldacollo, questo è quello grigio, il mio scaldacollo, questo è un tubo, lo scaldacollo 100% cashmere, 20 euro, per errore era finito nel, invece che nel cestino delle cose di lana e di cashmere da lavare accuratamente a mano, da accarezzare, era finito per sbaglio in mezzo alle cose scure, è finito in lavatrice, si è tutto infeltrito, quindi mi sono presa quello per sostituire quello nero che ha fatto una bruttissima fine, poverino, e poi l'ho preso anche in blu per fare il completo col cappello. Così la mia idea era completo completo, questo ce l'avevo già e questo nero poteva andare con questo azzurro o sostituirmi, che era quello che facevo quest'inverno fondamentalmente, io l'avevo nero. E li abbiamo usati tantissimo, sia io che a mister marito, e io questo qua in cashmere l'ho usato tantissimo anche a sciare, anche se per sciare ho pensato a una soluzione alternativa, sempre allo stesso banco, lo fare in 70% lana e 30% cashmere in questo caso. Ah, che siano loro, Trevisi Creazioni, forse qua c'è il loro marchio. Hanno fatto fare i cashcall. Cos'è un cashcall? Un cashcall è questa cosa qui, con l'asolina, truc, che rimane, sono messo storto, devo andare di là, che rimane più aderente, più adeso. Si può usare double fuzz, vabbè, questo rosa non si nota tanto, ma sono due toni di rosa leggermente diversi. C'erano anche altri colori in cui si notava di più lo stacco tra un lato e l'altro, bello. E vi dicevo sciare perché ho pensato che questo potrebbe essere un'ottima idea da mettere sotto la giacca a vento quando si va a sciare, perché sta proprio un po' più aderente, passa un po' meno aria, mettiamola così. E poi sempre cashmere, ma in questo caso in un altro banco, perché non è una produzione autonoma e autoctona, bensì una produzione Poro Ralph Lauren, scendo per scendo cashmere, come leggete, 40 euro siare siare maxi maglione blu. Da uomo ovviamente, ma voi lo sapete che io su certi articoli oramai compro praticamente solo uomo, in particolare maglioni e camicie, perché io li voglio comodi, li voglio morbidi, li voglio larghi. E quando ho visto questo cashmerino a 40 euro di Polo Ralph Lauren taglia XL, ho detto ma sai che tu verrai a casa con me. Tra l'altro il blu, ricordiamolo, uno dei miei colori preferiti. Poi, aspettate, imbarazzante. Ah sì, qui sono passata da intimissimi, sono passata da intimissimi perché
mi è capitato tra capo e collo, e ve l'ho detto su Instagram, un evento di lavoro al forte. Io non ero assolutamente attrezzata, non potevo andarci con il caftano e il costume, e avevo recuperato una di queste in marrone, che però è a lavare in questo momento, che sono, mamma mia come si è stropicciata, vabbè, che sono le canottierine in seta e viscosa della linea Basic di Tezenis. Eh sì, certo, di Intimissimi, stessa famiglia ma non esattamente uguale, che costano, vabbè, queste le trovate sul sito di Intimissime, facile. L'avevo presa marrone e mi sono trovata talmente bene, nel senso che l'ho usata per il lavoro e poi ho continuato a usarla, che quando sono arrivati i saldi al 30% l'ho presa anche in questo bel color petrolio, che adesso andrà palesemente stirata. E ho preso la sua sorella maggiore, cioè quella con la manica corta, ampia, in questo verde. Ha sempre la schiena in viscosa e il davanti in seta. Le percentuali, giusto per darvi una percentuale, loro ti dicono 100% seta e il retro è 93% modal, scusate, non è viscosa, è modal. E anche questa al 30%, andiamo a vedere, trovo i prezzi, li hanno fatti sparire, anche questa andrà stirata, mio malgrado. E poi mi sono fatta tirare da due cose, questo pigiamino, questa è la maglietta, e questo è il pantalone della linea in seta, 100% seta, che era sempre al 30%, e ve l'ho detto, seta, cashmere, e poi questa che è una roba, vabbè, me la sono presa perché era al 50% e volevo togliermi lo sfizio, non lo so, me la sentivo calda, cioè me la sentivo proprio Beyoncé, e è un body con questo pizzo, io l'ho provato con una bralette sotto e mi piaceva tanto, ero al mare, perdonatemi, probabilmente la metterò sotto qualche maglione, non lo so, però mi piaceva un sacco, ma dovete vedermi, ero proprio convinta, c'avevo su uno shorts di jeans, tra l'altro c'avevo su uno shorts di jeans che ho preso al mercato, perché non è qua? E là, aspettate che ve lo faccio vedere, ve l'ho detto che me la sentivo Beyoncé, cioè c'avevo su questi, presi al mercato a 25 euro, scusate, parliamo dell'applicazione, tra l'altro ho apprezzato moltissimo perché sono cuciti e non incollati, cosa che mi fa meglio sperare per quando dovrò lavarli, e non lo so, me la sentivo, cioè, proprio Beyoncé, capito, con il body in pizzo e lo shorts col gioiello, cioè proprio sole dalla testa parecchio. Poi, e va bene, questo l'abbiamo fatto, che altro c'è? Ah sì, sempre per la serie al mare ce la sentiamo Beyoncé, a 30 euro, scusate, ma parliamone, cioè sono la cosa più importabile che io abbia mai visto, il tacco è bellissimo, è squadratissimo, proprio a pianta triangolare, scusate, sono fatte molto bene, sono di Damerose, non so chi sia, c'hanno anche l'elastico qua sul fianco per la migliore calzata, scusatemi, ma cioè posso dirvi che a 30 euro non è che io ci abbia pensato più di tanto, voi direte si vede, in effetti. Poi che ho comprato, ah eccolo qua, questo per i bambini perché li ho visti in spiaggia. E lì funziona un po' questa parola, cioè li ho visti in spiaggia, erano molto carini, furbi, ho chiesto alla mia vicina di ombrellone dove li avesse presi, innovazione tessile, innovazione, oh, eccolo qua, innovazione Versilia, c'è anche il sito, lo shop online, è abbastanza un classico del forte dal 57, come leggete sul sacchetto. Vi faccio vedere quello di Dorotea, che forse è più facile da capire, è un poncho col cappuccio in tessuto futa, cioè il tessuto leggero, ok, di cotone, con i velcri laterali, quindi è un poncho che però ha i velcri e quindi è molto comodo da infilare perché lo si infila letteralmente aperto dalla testa e poi si chiudono i velcri. Beh, tantissima roba secondo me. E l'ho preso anche a Gregorio, chiaramente in una taglia adeguata, ecco, quello di Dorotea si vede forse più facile, quello di Dorotea costava 25 euro, quello di Gregorio, che era la taglia adulto, ma cioè, vorrei anche che coprisse qualcosa, come dire, 30.
erano troppo carini. Tra l'altro li ho pensati, vabbè, a parte il mare, non li abbiamo usati perché li ho presi prima di venire via, ma vabbè, ma anche in piscina, perché occupano veramente poco spazio, sono più leggeri degli accappatoi, non sono quegli odiosissimi accappatoi in microfibra per i quali ho un'avversione totale, perché secondo me non asciugano niente, la sensazione della microfibra sulla pelle bagnata è fastidiosissima. Li ho presi. Poi, altro negozio che c'è al Forte, che io amo sempre molto, è Antica Sartoria, by Giacomo 5. Ho parecchi vestiti presi nel corso degli anni, quest'anno non ho preso vestiti, ho appena detto una bugia, ma non ce l'ho qui. Immaginate una camicia di lino nera senza bottoni, fatta a maglietta, quella ho comprato. E ho anche comprato una gonna, la gonna me l'avete vista, la gonna verde acido copricostume, cioè, è a lavare perché l'ho usata al mare e penso che non la metterò se non al mare l'anno prossimo. Eh sì, perché era a lavare, vabbè, fate finta di averli visti, su via, già ce n'è parecchi di acquisti in questo haul. Parliamone, è una borsa, la borsa, è un sacchettino. Che però costava 29 euro, ma era scontato a 8, e 8 euro mi sembrava che si potesse fare, anche soltanto perché è carinissima da portare in estate, secondo me. Ma io avevo pensato anche se proprio mi stufassi, eccetera, anche soltanto come bustina porta gioielli, in valigia, porta cose, però è troppo carina con l'ex voto così. Cioè, adesso c'ho un compleanno venerdì sera, sono capace di mettermelo io. Ci pensiamo. E poi ho preso per Gregorio due t-shirt che erano prezzate 10 euro e poi scontate a 7,90 euro. Diciamo che a 7,90 euro le ho prese volentieri, di cotone 100%. Antica Sartoria ha sempre queste fantasie molto sgargianti e molto colorate. Pisciolino è dietro, ecco qui. Ce n'era un'altra molto carina che richiamava un po' Versace come stampe, perché era sul nero con questi ghirigori dorati, e però non lo so, mia mamma dice, cioè, ci siamo guardate, abbiamo detto no, fa un po' troppo mare fuori, e abbiamo detto no, vabbè, bene queste qua. E poi cos'altro abbiamo preso? Aspettate, ah sì, questo pezzone al mercato. Allora, gente del Forte, altro banco storico del mercato del Forte, 140 euro, questo me lo ricordo perché li ho spesi tutti, il primo mercato che ho fatto, anzi scusate, 139 euro, non 140. Ho preso una giacca di jeans, ma che dico, una giacca di jeans, è una giacca di jeans pimpata, cioè no, pimp my jeans jacket, ok? Allora, questa è una giacca di jeans che ha le maniche così, questa è una, questa è l'altra, ma state pronti, cioè era troppo bella ragazzi, giacca di jeans pazzesca. Sono contenta di questo acquisto che non avete idea. Poi, cos'altro ho preso? Aspettate che svuotiamo un po' sto sacchetto. Allora, questo lo mettiamo via. Quante cose. Quante cose. Va bene. Allora, poi, noi andiamo allo stabilimento Carducci, al bagno Carducci. E quest'anno il bagno Carducci si è fatto fare le borsine in tessuto tecnico, è un tessuto bellissimo, tra l'altro super resistenti. Ho scoperto che si portano così, quindi fa il nodo, anzi forse al contrario, così si vede meglio il nodo. Vabbè, comunque a portare la mano è più facile una volta che l'hai fatta. Ricamate a mano con le cabine, grande simbolo di Forte, numerate, sono solo 21 o 20, mi ricordo. Comunque io ho la numero 2, bagno Carducci, Forte dei Mami. Bella. Poi nel negozio Alba, che è un negozio in centro vicino a Margottiana, l'altro giorno
sono passata per caso e ho scoperto che c'era tutto al 50%. Tutto. Tutto, anche le canottiere che io uso anche come sottogiacca, adesso sono molto belle, queste sono 85 lana e 15 seta a 14 euro. Ora questa è la classica cosa che vista così non sembra niente, quando poi ce l'avete addosso che fa freschino ti svolta. E qualcuno ha detto cashmere, io ho detto cashmere, 100%, no scusate, 35 cashmere, 35 seta e 30 lana. Questa è una stola che era prezzata 60 euro e io ho pagato 30 euro. Quando dico stola intendo stola, cioè tantissima roba, tantissimo materiale, tantissimo di questo bellissimo rosa, peraltro, che trovo delizioso. Sto morendo. Bella idea appoggiarsi addosso il cashmere. Scusate, ma 30 euro cashmere, abbiamo detto cashmere, abbiamo detto cashmere, cashmere come se piovesse. Poi cosa abbiamo preso? Abbiamo preso questi, anche di questi non vi dico il prezzo perché mi sa che, aspettate, questo è un regalo, non ve lo posso far vedere, aspetta che non mi sbaglio che vi faccio vedere il regalo. Allora, questo è il mio. Ho preso pelle, dicevamo pelle, cashmere, seta, portacarte. Io ne avevo preso uno un paio d'anni fa, l'ho sfasciato a forza di usarlo, e pochettina porta tutto. Io in genere faccio le composizioni così, comodissime, zippata, metallica, sono in periodo metallico. E poi per Dorotea invece c'era questo banco dove avevano ogni pezzo 5 euro, quindi 10 euro, spesso. Rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima, dov'è? Questo qui è quello primaverile, leggero. Questo qui invece va già autunno inoltrato, quasi inverno se non c'è freddo. Bello, cappellino, coppoletta e scaldacollo pesante, felpatone. Pozzati 39 euro. Vabbè, della marca, di chi è questo? È anche un marchio, Organic. Questa qua non la conosco io, ammetto l'ignoranza, però mi piacevano molto. Poi vabbè, fiorato, va bene, mi piaceva. E mi hanno regalato, siccome il cartello diceva 5 euro il pezzo, io gli dico, quindi questi che sono insieme 5 euro, e mi dice, sarebbe 10, va bene. E allora però mi ha regalato una pinzetta per i capelli, che loro vendevano, siccome era un pezzo, 5 euro anche lei, quindi va bene, mi ha regalato anche questo. Con la pinzetta per l'inverno è carino, questo chiaramente andrà a Dorotea insieme a quelle cose lì. Poi, visto che dicevamo Dorotea, siamo andati da Tezenis. Dorotea ha voluto il pigiama con le liquirizie della Haribo, era a metà prezzo, quindi da 14,99 a 8 euro praticamente. E suo fratello invece si è preso questa, lui inconscio, è un pigiama anche questo, pigiama, tuta, loro, dipende da cosa gli serve, e pescano da quel cassetto lì. Lui l'ha presa perché gli piaceva la DeLorean, non ha letto che c'è scritto whatever happens don't ever go to 2020, ma capisse. E poi anche quello mi sembra uguale, ma questo 12,99 la metà prezzo. E poi invece la nonna ci ha portati da Petit Bateau, oppure noi abbiamo portato la nonna da Petit Bateau, chi può dirlo. C'era il 30% e io ero andata per questi che Dorotea, madonna come sono stropicciati, che sono dei jeans, degli shorts di jeans che Dorotea ha nella sua taglia, che ha usato tantissimo, volevo prenderli nella taglia dopo. E stessa cosa per Gregorio, shorts di jeans con l'elastico, comodissimi. E poi però eravamo lì, ci è caduto l'occhio anche su questi che erano al 50, che sono un modello molto simile ma in lino col fiocchetto, sempre elastico,
per Gregorio, io ho la mania che voglio che impari a indossare le camicie. Questa era di un bellissimo tono di jeans, molto morbida, non rigida. E ultima cosa, attenzione perché è veramente l'ultima cosa. A Forte c'è il negozio Nashi Argan. Nashi Argan, io l'avevo provata al Cosmo Prof mille anni fa. Ho preso a 20 euro questo kit per i capelli, dove c'è shampoo, balsamo, maschera, idratante spray senza risciacquo, maschera idratante ristrutturante intensiva e l'olio Nashi Argan. Li ho presi in travel size sia per provarli e sia perché siccome in agosto adesso partiamo, dovremmo partire per andare in viaggio, mi piaceva l'idea. Ma che bella la confezione, signori, con tutta la spiegazione, bravi ragazzi. E mi piaceva, dicevo, l'idea di portarmi le travel size in viaggio, sia da provare sia per non portarmi i boccettoni infiniti. Bello, quindi c'è balsamo, shampoo da 30, che cos'è questo? 50, beh dai, 50 di shampoo, 50 di balsamo. Questa è la maschera spray senza risciacquo da 40 ml. Questa è la maschera invece da mettere in posa 20 ml, con tutti i capelli che ho io, non so, forse un paio di applicazioni, non di più. E questo è l'olio invece da 10 ml, giusto da provare, anche perché di questo poco ne serve. Bene, così questo adesso me lo metto già da una parte per il viaggio, perché qui incombe, ne abbiamo anche un mese. Va bene, 40 e passa minuti, benissimo, direi che questo almeno ce lo siamo tolti. Vedo di registrare a breve anche l'outlet del Fidenza Village, dove c'è decisamente meno chincaglieria da comprare, da mostrarvi. Venivo da due mesi, ma ormai se siete qua sul canale da un po' lo sapete che io ho queste ondate, in genere sono i saldi invernali e il forte, perché cambia un po' aria, cambia un po', e poi cashmere, parola d'ordine cashmere. Grazie per aver guardato il video, fatemi sapere cosa avete comprato voi, quali sono le vostre, perché tutti abbiamo dei talloni d'Achille, cioè tutti abbiamo quella cosa che, cioè, sarò mica solo io, o quel posto dove dici vabbè adesso vado lì, e quando sei lì poi ti lasci andare e dici vabbè però questo se non lo prendo qua poi a casa non lo compro, perché c'è da dire quello, io il cashmere lo compro praticamente solo al Forte, anche perché è l'unico posto dove riesco ad affrontare la spesa. Vado, buon pomeriggio.